chi è che non piace sognare? Piace a tutti sognare. Poi contano i fatti. I fatti dicono che per arrivare ai playoff, secondo me, ci vogliono 64-65 punti. Noi abbiamo raggiunto un obiettivo, adesso proviamo a fare il massimo per arrivare a quei numeri lì. Sappiamo che non è difficile di più, però abbiamo sufficiente autostima per almeno provare. Poi, se anziché fare 15 punti ne facciamo 8, dobbiamo essere contenti lo stesso. L'importante è che facciamo il massimo, poi quello che viene. La regina che adesso è la regina, quella che tutti avevano pronosticato all'inizio anno, perché comunque vincere Ancona non è facile e vincere Sassuolo forse lo è ancora di meno. E quindi sta bene, ha recuperato entusiasmo, ha recuperato morale, e quindi è una partita come tutte, difficile, molto difficile. Poi in questo momento è una squadra che è in salute, e quindi sarà per noi, oltre al fatto che giochi una partita che è un derby, e quindi ci saranno altre motivazioni, tra virgolette, speciali, sia per noi che per loro. Dico che queste cose, noi dall'inizio, che secondo me giochiamo un buon calcio, è chiaro che quando abbini anche i risultati, va da sé che gli addetti ai lavori ne parlino. Questo ci dà ulteriore spinta per cercare di far meglio ancora. Pacifico, io credo che le squadre che sono chiacchierate positivamente abbiano un vantaggio. Brienza è un giocatore molto bravo per questa categoria, anche per quelle sopra, un giocatore molto talentuoso che gioca in una posizione tra le linee che potrebbe recarci qualche problema, però abbiamo incontrato anche altri giocatori con caratteristiche simili, comunque ci siamo sempre comportati bene. Credo che sarà più importante lavorare di squadra, meno singolarmente, per cercare di, come dire, di avere possibilità di intercettare o quantomeno di sopperire alle volte che lui inevitabilmente prenderà palla in quel posto. Insomma, dovremo lavorare bene di squadra, di reparto dietro, non solo, anche il centrocampo. Noi non dobbiamo sentire nessuna pressione, dobbiamo fare solo quello che abbiamo fatto fino adesso, punto. Ai ragazzi ieri ho parlato, ho spiegato loro che per tutti noi è un qualcosa di straordinario solo il poter pensare di poter raggiungere un obiettivo insperato, non da noi Crotone città, società, gruppo, squadra, ma a livello nazionale. Quindi già solo il fatto di poter aspirare a farli per noi deve essere già, tra virgolette, un successo. Questo non vuol dire che siamo pagati, non vuol dire che ci metta pressione, non vuol dire niente, vuol dire che da adesso in avanti abbiamo 7 gare, speriamo di arrivare alla settima ancora con il mirino questo, sappiamo anche che non è difficile di più, speriamo di poter arrivare in fondo e dire abbiamo ancora una possibilità su 100 o 10 possibilità o 50 di arrivarci, però sappiamo che noi non possiamo sbagliare, non dico niente, ma pochissimo. E in più dobbiamo anche metterci qualcosa alle altre che, come dire, balbettino un po'. Allora, se facciamo questa equazione, il sogno si può avverare. Però noi dobbiamo sbagliare poco, gli altri devono sbagliare qualcosettino.